Ci sono strategie della comunicazione tanto efficaci quanto spaventose da applicare. Oggi vediamo la più redditizia, ma anche la più terrificante di tutte. Parliamone assieme. Ciao imprenditore, ciao imprenditrice. Io sono Enrico Cecchini, responsabile del SaaS del web. Il mio lavoro è portare ai clienti le attività tramite la gestione delle loro pagine social aziendali. Il primo obiettivo in assoluto per un'azienda è vendere, incassare soldi per poi pagare gli affitti, le bollette, la materia prima, gli stipendi, le tasse e infine fare utile. Lo dico perché è normale perdere di vista l'obiettivo principale, soprattutto quando il mercato è in sofferenza e la tua preoccupazione sale. Soprattutto quando sei alla disperata ricerca di soluzioni, le opzioni sono tante e vai in confusione. Ti verrebbe da mandare tutti a fanculo sbattendo forte la porta. In questo canale otterrai sempre e solo informazioni su come ottenere oggi 10, 100, 1000 euro in più di ieri utilizzando la miglior comunicazione su misura. Ti faccio questa premessa perché a un utente poco attento potrebbe sembrare che oggi si parli di fare l'influencer. Oggi niente influencer tipo la Ferragni. Parliamo di questo. Vedremo dapprima due esempi molto famosi, uno straniero e uno tutto italiano, di come un volto ha fatto la differenza fra la vita e la morte di un'azienda. Analizzeremo insieme una tendenza innata nel cervello del tuo potenziale cliente che, se sfruttata a dovere, ti permetterà di annientare la concorrenza. Oggi parliamo di attenzione e di ricordo. E di come questi due elementi assemblati per bene possono portarti concretamente ad attirare più clienti e trattenerli nel tempo. Oggi parliamo della strategia in assoluto più efficace, ma anche la più temuta dal 99% degli imprenditori italiani, provare per credere. E ricorda che è uscito il mio primo libro, Vestiti bene e prendi il web a mazzate. Un manuale pratico, denso di nozioni utili a trasformare la tua pagina social aziendale in un magnete attira clienti. Ci ho riversato dentro tutto il mio sapere, quindi non perderlo. Lo trovi su www.sartoteca.it. Corri a prendere la tua copia. I sistemi tradizionali di comunicazione non funzionano più come prima e ormai ce ne siamo accorti tutti. I motivi per cui sta succedendo sono molteplici. Il primo sicuramente è la saturazione del mercato. In qualunque settore del mercato si trovi, il tuo cliente ha a sua disposizione una scelta pressoché infinita di soluzioni. Se ci aggiungi il fatto che la maggioranza delle persone è estremamente ignorante in merito a ciò che vendi, hai fatto bingo. Non c'è nulla di offensivo in quello che ho detto. Semplicemente la gente non può capire quello che o non ha studiato o non ha approfondito di persona. Allo stato attuale del mercato, per il tuo potenziale cliente non c'è alcuna differenza fra la tua azienda e quella di un qualsiasi altro tuo concorrente. In uno scenario del genere è molto difficile attirare nuovi clienti e trattenerli in modo che non vadano da qualche altra parte scappando coi loro soldi. Per risolvere questo problema, ti propongo una soluzione che attinge la sua efficacia da pratiche estremamente antiche, ma ancora oggi molto efficaci. Una strategia che non ha perso valore neanche dopo millenni di utilizzo e anzi, tuttora, oggi, si rende protagonista di fatturati miliardari. Per comprendere appieno l'argomento di oggi, partiamo da lontano, in grande. In un secondo momento ci avvicineremo ai numeri di una piccola e media impresa. Ora parliamo di un grande atleta, Michael Jordan, e del suo meraviglioso rapporto con la Nike. Il campione di basket Michael Jordan ha firmato il suo primo accordo da testimonial nel 1984. Il colosso dell'abbigliamento sportivo da allora gli ha versato un compenso di circa 1,3 miliardi di dollari, rendendolo anche un'icona culturale. Quello firmato dalla star dell'NBA non è soltanto il più ricco accordo di sponsorizzazione mai realizzato, ma anche uno dei più grandi affari commerciali nella storia dell'abbigliamento mondiale, non solo di quello sportivo. Jordan ha infatti permesso alla Nike di non essere considerato più un marchio di secondo ordine, ma uno dei più grandi e più preziosi al mondo. Anche se oggi il logo Nike è onnipresente, alla fine degli anni 80 non era ancora molto considerato.
Per darti un'idea del contesto, Adidas, al tempo, attirava a sé il 50% delle entrate, detenendo il podio come marchio sportivo. Reebok era sulla cresta dell'onda e Converse era il marchio preferito dalle star dell'NBA. Giusto per fare qualche nome, posso citare Michael Johnson, Larry Bird e Julius Erving. Michael Jordan, per esempio, quando giocava all'Università della Carolina del Nord, indossava proprio scarpe da ginnastica della Converse. Solo dopo essere ingaggiato dai Chicago Bulls, decide di affidarsi all'Adidas. L'agente di Michael Jordan, David Falk, che ha coniato il brand Air Jordan, aveva altre idee. Grazie ai suoi contatti con la Nike, incoraggiò Jordan ad ascoltare la proposta della società. La Nike, alla fine, gli offrì un accordo di 5 anni che prevedeva un incasso di $500,000 l'anno, il triplo rispetto a qualsiasi altro affare che riguardasse delle sneaker NBA. Fatto divertente, la prima scarpa firmata Michael Jordan venne rifiutata dalla NBA perché non soddisfaceva gli standard di colore della Lega. L'azienda quindi pagò la multa e colse l'occasione per fare nell'84 uno spot molto controverso. Il 15 ottobre Nike ha creato una scarpa da basket rivoluzionaria, raccontava una voce mentre Jordan dribblava un pallone da basket. Il 18 ottobre l'NBA le ha messe fuori gioco. Fortunatamente l'NBA non può impedirti di indossarle. La prima hit delle sneaker Air Jordan viene venduta l'anno successivo e in soli 12 mesi accumula vendite record, $100 milioni. Il tutto è successo ovviamente in larga parte per merito di Michael Jordan. La Nike ha continuato su questa strada mettendo sotto contratto molti giocatori dell'NBA e oggi ha il monopolio nel settore delle sneaker da basket. La quota di Nike nel mercato attinente al basket, incluso il marchio Jordan, ora è dell'86%. Il logo, detto anche baffo, è ancora più dominante nella categoria del basket lifestyle, con una quota del 96%. Davvero dei numeri impressionanti. Abbiamo appena visto l'effetto del testimonial, una persona, spesso famosa, che offre il suo volto per associarlo a un prodotto o a un servizio. A scanso di equivoci, non ti sto proponendo di trovare un testimonial. È una scelta molto azzardata per una piccola e media impresa, soprattutto per tre motivi. Motivo numero 1: costa tempo, fatica e soldi. Il testimonial giusto, che sia affine al tuo settore e possa spingere la tua azienda come Michael Jordan ha spinto la Nike, non lo trovi facilmente. E anche una volta che l'hai trovato, va pagato bei soldi, in buona parte anticipati. In più va gestito attraverso foto, video, eventi, prodotti e servizi a tema, altrimenti è uno spreco di soldi. Motivo numero 2. Se ne può andare. Mettiamo il caso che ce l'hai fatta. Hai trovato il testimonial giusto per la tua attività e la collaborazione ha ingranato. E poi? Non c'è fedeltà fra moglie e marito, figuriamoci in un'azienda. Nulla impedisce al testimonial di andare da un'altra parte una volta che è scaduto il contratto. Quindi, magari, hai iniziato a guadagnare grazie a lui o lei, entrambi traete un profitto dalla vostra collaborazione, poi arriva la concorrenza. Non è impossibile che qualcun altro offri più di te in un contratto da testimonial. E quando lui se ne va, la tua comunicazione e la tua azienda subisce un notevole cazzottone. Motivo numero 3. Può sbagliare. Il testimonial è pur sempre un essere umano, ma tu trai giovamento dalla sua immagine pubblica. Cosa succede se le cose non vanno per il verso giusto? Possiamo analizzare il caso di Tiger Woods, il più ricco e conosciuto atleta a livello mondiale che aveva contratti con la Nike, la Pepsi, la Gatorade e la EA Sport per i videogiochi, solo per citarne qualcuno. Complessivamente si è stimato che negli anni 2008 e 2009 Tiger Woods abbia ricevuto compensi annui pari a circa $110 milioni, derivanti per il 90% proprio da accordi commerciali, diventando, secondo una recente indagine della rivista Forbes, il primo sportivo al mondo ad aver raggiunto $1 miliardo di guadagni. Il suo impero economico è stato messo a dura prova sul finire dell'anno 2009 in seguito al suo coinvolgimento in un incidente stradale vicino a casa, rivelatosi poi connesso a un diverbio con la moglie per motivi coniugali. In seguito ci sono state delle rivelazioni pubbliche da parte di una dozzina di donne che hanno raccontato di aver avuto rapporti sessuali con l'atleta. L'eco mediatico di tali ammissioni è stato tale per lui che l'11 dicembre 2009 Tiger Woods annunciava il suo ritiro a tempo indeterminato dalle competizioni sportive.
Le aziende legate a lui dai contratti di testimonial hanno ricevuto contraccolpo di comunicazione davvero notevole. Non parliamo più di testimonial, sono al di fuori del nostro mondo. Nella puntata di oggi ci interessa il meccanismo di fondo. Torniamo in Italia e vediamo un caso recente molto simile ma con una sostanziale differenza. Finalmente parliamo di Tortelloni e di Giovanni Rana. Nato a Cologna Veneta nel 1937 e figlio di un commerciante di granaglie, Giovanni Rana smette di studiare a 11 anni e va a lavorare come garzone a San Giovanni Lupatoto, nel panificio di due fratelli. Nel 1961, quando i fratelli si separano, fonda a 24 anni un piccolo laboratorio per la produzione di tortellini fatti a mano. Il locale gli viene dato dal futuro suocero. Lui prepara la pasta, la futura moglie il ripieno. Dopo una prima fase di produzione artigianale, Giovanni Rana avvia l'industrializzazione della produzione, sempre a San Giovanni Lupatoto, dove ancora oggi ha sede il quartier generale dell'azienda. Crescendo negli anni, l'azienda di Giovanni Rana attira l'attenzione di alcuni colossi, come la Nestlé, la Kraft e la Barilla, solo per citarne qualcuno. Giovanni Rana vuole crescere, ma le offerte che riceve sono ridicole. A suo dire, non vuole svendere la sua azienda per due spicci. Capisce che deve fare pubblicità per ingrandire la sua azienda, ma è ancora una piccola realtà e ha un budget molto basso. Si rivolge alla Rai, che lo snobba. A questo punto Giovanni Rana sceglie l'unica opzione rimasta. Si rivolge a Berlusconi e alla neonata Mediaset. Silvio Berlusconi accetta, ma a una condizione: che la comunicazione dell'azienda venga impostata come dice lui. E che c'entrano le zucche con i tortellini? Eccolo Giovanni Rana, proprio quello dei tortellini. Ma li avete mai assaggiati i suoi tortelli alla zucca? Magari era più buono cotto. Partono le pubblicità in cui Giovanni Rana presenta il suo prodotto di persona. Non c'è Banderas con una gallina, non c'è una famigliola fintissima attorno a un tavolo. C'è il titolare. Spot in TV, carta stampata, ovunque c'è il faccione di Giovanni Rana. E la sua azienda ha un successo strepitoso. La sua crescita non si è mai arrestata, portando l'attività a fatturare nel 2018 ben 702 milioni di euro, con 3.500 dipendenti, 7 stabilimenti di produzione, 5 in Italia, 1 in Belgio e 1 negli USA, e con filiali in Francia, Spagna, Regno Unito, Svizzera, Germania e Stati Uniti. Giovanni Rana, 40 anni fa, ha capito quanto è importante dare un volto a un'azienda, e questo l'ha portato al successo. Il titolo della puntata di oggi è molto chiaro: mettici la faccia! E non è un invito, è un ordine! Il mercato è pieno di aziende che offrono il tuo stesso prodotto o servizio e questo manda in confusione il tuo potenziale cliente. Dal suo punto di vista non c'è molta differenza fra quello che offri tu e quello che offre la concorrenza. Quindi, nel dubbio, sceglie per il prezzo. Ma tu puoi sfruttare un bisogno innato presente in ogni uomo e donna sulla faccia della terra, la ricerca del volto. Come scrisse il filosofo Aristotele già nel IV secolo a.C., l'uomo è un animale sociale, e lo dico molto spesso. Uomo o donna che sia, l'essere umano tende sempre ad aggregarsi con altri esseri umani e a costituirsi in società. E la prima cosa che fai quando cerchi una persona o vuoi riconoscerla è guardarla in faccia. Questo istinto è vecchio di migliaia di anni. Non parliamo di 1000 anni, 5000 anni, parliamo di centinaia di migliaia di anni. I primi ominidi sono comparsi sulla Terra fra i 300.000 e i 500.000 anni fa, giusto per darti un'idea di quanto è profondamente radicato in noi questo istinto. La tecnologia, la rivoluzione industriale, gli avatar, sono cose nate 100-200 anni fa, sono troppo recenti. La nostra mente è antica. Formare una società è stata la strategia vincente che ci ha permesso di svilupparci e arrivare dove siamo oggi. Cosa fa un neonato appena ha un po' di controllo sui movimenti? Cerca il volto della madre e sorride. Cosa fa un bambino quando è turbato e vuole essere rassicurato? Cerca il volto dei genitori e in base alla loro espressione decidere se piangere o tranquillizzarsi. Poi cresciamo, è vero, ma questa abitudine, questo istinto non se ne andrà mai. In un certo qual senso rimaniamo bambini per sempre. E quando il tuo cliente deve scegliere fra 10 o 100 opzioni,
non sa come comportarsi e va in ansia. Si irrita perché non ha gli elementi per scegliere, per capire, e lo sa perfettamente. È proprio in questa occasione, in questa situazione, che il suo istinto sale alle stelle. Mettici la faccia. Comunica tu, di persona. Solo in questo modo riuscirai a bucare lo schermo e raggiungere il tuo potenziale cliente diritto al cuore. Ti vergogni? Preferisci farlo fare a qualcun altro? Va bene, è un paese libero. Fai pure tutto ciò che ti fa sentire più a tuo agio. Mettici la faccia di un dipendente sulla comunicazione della tua azienda, così ti levi di dosso questo peso e non ci pensi più. No, no, male, cacca, pupù! Il dipendente se ne va. Il testimonial ti abbandona. L'imprenditore è per sempre. Tira fuori gli attributi, esci dalla tua zona di comfort, mettici la faccia, fai come ha fatto Giovanni Rana. Hai paura? Ti vergogni? Guarda che se metti su un foglio i pro e i contro, la vera follia in Italia è aprire una partita IVA. Dal momento che hai aperto un'azienda, sei in pericolo. Da solo o coi soci o coi collaboratori, in un ufficio, in un capannone, in un negozio, dovunque tu sia, sei in pericolo. Sei in un paese difficile, l'Italia, universalmente riconosciuta come il paese dell'Unione Europea più difficile in cui fare impresa. Sei in un periodo economico terrificante che peggiora da 40 anni a questa parte e ora c'è pure la pandemia. Hai il dovere di utilizzare ogni strumento a tua disposizione per evitare il fallimento e ottenere la prosperità che hai sempre desiderato. Ecco, la tua faccia è lo strumento più economico ma anche più efficace che tu possa mai utilizzare e allora usalo. Prendi tutte le tue grandi paure, la vergogna, la timidezza, ci fai un bel pacchetto con un gran fiocco e poi lo butti nel cesso. Non stiamo parlando di un vizio o di vanità, stiamo parlando della sopravvivenza della tua azienda. Questa cosa del volto funziona per l'abbigliamento sportivo come per qualsiasi altro settore del mercato. Ha funzionato persino per i tortelloni. Giovanni Rana ci ha fondato il suo impero perché ha capito la fame dei suoi clienti. Prima che della pasta, avevano fame di fiducia. Cioè, poteva farci una faccina qua che faceva «Ciao, sono Giovanni Rana, mangiate i miei tortellini!» No, ci ha messo la sua faccia. Fatti la foto col prodotto, fatti i video coi dipendenti e coi clienti, racconta il tuo lavoro di ogni giorno e fallo adesso! La strategia di cui ti parlo oggi è strettamente collegata alla puntata «Lega il tuo cliente come un bel salame». Se non l'hai ancora vista, corri a rimediare, la trovi su questo canale. I vantaggi che otterrai ancora neanche li immagini. Ma prima di tutto, prima di ogni cosa, devi incominciare. Io sono qui a dirti che le cose miglioreranno enormemente. E prima di te, queste cose le ho fatte io. Infatti, sono qui. Potevo prendere un gatto come testimonial e invece sono messo la mia faccia. Era più carina lei. Sono qui a parlarti con la mia brutta faccia di comunicazione ogni santissima domenica. Ti assicuro che i tuoi potenziali clienti non aspettano altro. Vedrai un attaccamento da parte dei tuoi clienti e un avvicinamento di potenziali nuovi clienti strepitoso. Questo perché è esattamente ciò che la gente cerca. Un volto da associare a una soluzione, qualcuno di cui fidarsi per avere una soluzione a un problema. Comunque sì, meglio se mettevo un gatto, sono più carini. I motivi per cui questa strategia funziona così bene sono tantissimi, ma ci siamo già dilungati sin troppo, ne parleremo in un'altra puntata. Tu nel frattempo inizia, buttati, sperimenta, provaci! Non hai niente da perdere e hai tutto da guadagnare. Ma se pensando a quello che devi fare da oggi in poi la risposta è «non ne ho idea», è legittimo, è normale, ti mancano solo le informazioni. Ho scritto il mio libro «Vestiti bene e prendi le web ammazzate» per dare a tanti imprenditori come te le informazioni necessarie a prosperare in questo periodo così turbolento. È un manuale pratico, 373 pagine dense di informazioni utili a trasformare la tua pagina social aziendale in un magnete attira clienti. Non perdere questa occasione, vai su www.sartoteca.it e corri a prendere la tua copia, trovi il link in descrizione. Detto questo, detto tutto per oggi.
Io sono Enrico Cecchini e pubblicherò un video ogni settimana, ogni domenica, su come comunicazione e social possono aiutarti a far prosperare la tua attività. Se sei su YouTube, iscriviti al canale e clicca sulla campanellina per non perdere neanche un video. Se sei su Facebook, metti mi piace alla pagina e assicurati di non perdere neppure un post. A presto! Gattini!